da oggi il Galliera è un ospedale amico dei bambini per l'allattamento materno. È importante promuovere e accompagnare le mamme nei primi 6 mesi di vita dei bambini ad allattare i bambini col proprio latte. E previene le malattie, è un'importante azione anche di prevenzione. La Regione Liguria ha promosso per quest'anno un piano proprio di prevenzione, coinvolgendo tutte le strutture, quindi non soltanto il Galliera, per arrivare ad un percorso che possa far diventare tutta la Regione amica dei bambini. Comunque un plauso all'ospedale Galliera per questa importante iniziativa che questa mattina un po' ci ha restituito a tutti il sorriso. Quando si parla di mamme e di bambini, allattamento materno è la cosa più naturale del mondo, sembra strano doverne parlare, ma è così. Bene, oggi si festeggia una certificazione dell'UNICEF, una certificazione internazionalmente riconosciuta, si chiama Baby Friendly, ed è una certificazione che prevede la messa in atto di tutta una serie di procedure per la promozione dell'allattamento al seno. L'allattamento al seno è fondamentale, è un importantissimo determinante di salute, ha ricadute di salute sia sulla mamma che sul bambino, ed è sempre molto importante sottolinearlo. Però è altrettanto importante sottolineare che questa certificazione prevede soprattutto una organizzazione di qualità al di sotto. La promozione ne è la diretta conseguenza. Una promozione di qualità che si basa su standard internazionalmente riconosciuti come essere standard di eccellenza. Ed è quello che questo ospedale è riuscito a darsi in questi 3 anni di certificazione, che sembrano tanti ma sono pochi rispetto allo standard che questa certificazione prevede. Fate calcolo ad esempio che questa è una certificazione che prevede 3 passi di successive valutazioni. Un primo passo che valuta le fondamenta del meccanismo, le procedure, le delibere a livello ospedaliero. La seconda è uno step di valutazione che valuta la preparazione degli operatori in relazione ai criteri che sono piuttosto stringenti della certificazione. E poi c'è ancora un terzo livello, e questo è l'unico esempio nei percorsi di certificazione al mondo, in cui si guarda tutta questa cosa come impatta sulle mamme, cioè come le mamme sono istruite, come riescono a raggiungere gli strumenti necessari per procedere poi in autonomia a questo splendido dovere.